perché noi, come tutti i grandi eventi che si rispettano, abbiamo la nostra Carla che, come dire, ci mette la lente di ingrandimento sopra e va a scandagliare quelli che sono stati i look più belli della serata proprio di Una Voce per San Marino. Carla, ci sei? Che eleganza la nostra Carla Gozzi. Sei venuta a fa, Carla? Dimmi, Bianca. Che cos'è questo tergicristallo? No, così era, mi accompagniamo la sigla che mi piace molto, questo pezzo così. E la coreografia. Era la coreografia, benissimo. Allora, Carla, sabato sera, guarda, mi ha preso pure a me. Sabato sera hai visto Una Voce per San Marino? Così. Assolutamente. Piove. Sì, ho annullato tutti i miei impegni, cara Bianca, per fare il tifo ovviamente per Jonathan. Comunque, diciamocela tutta, ragazzi, l'obiettivo dei protagonisti non era ovviamente partecipare all'Eurovision, secondo cioè, me. Cioè, scusami? Beh, certo, perché ovviamente tutti volevano poi sfilare oggi qui e venire al Carla Carpet, quindi hanno partecipato. Lasciamola delle sue idee, non contraddiciamo Carla Gozzi, per cortesia. Allora, signora Carla Gozzi? Eccomi qui, faccio rivedere la coppa perché naturalmente questo è il premio fondamentale per chi passa e sorpassa ovviamente il Carla Carpe. Ok, allora iniziamo con il primo look, ricordando ovviamente agli amici a casa di scegliere anche loro il look migliore della serata. Magari va a differire da quello che dice la nostra Carla Gozzi. Iniziamo con il primo, vai. Allora partiamo, iniziamo dal primissimo look. Direi che su questo ovviamente c'è Jonathan. No, vabbè, ma così mi fate arrossire. Senza favoritismi, eh. Allora Jonathan, descrivilo tu questa volta. Dai, raccontaci. Avevo che tipo un di doppio tessuto. Petto, un abito quattro stagioni, sì. Credo che fosse un frescolana, un Tasmania, con un papillon bow tie un po' retro in velluto di seta, che fra l'altro è un pezzo vintage retro. E vi rivelo un trucco: non aveva la fascia, ma solo una clip tipo orecchino che si toglie tipo pilota. Sì. Avevo un pantalone senza cintura ovviamente, calzino rosso, mocassino in velluto e non ho indossato il cappello, non ho voluto volutamente essere stravagante perché ho detto per una volta voglio che semplicità. Notino altro. Sì, volevo annullarmi un po' sul palco con le mie impalcature, i miei look, i miei colori. No! No! Così. No! No, ragazzi, per favore! Per favore, ragazzi, è già un momento particolare, quindi non andiamo a infierire sulla no. Dunque, no. Però non lo so, magari stavo male, ditemelo. Dimmi la verità. Sai cosa ho pensato, Jonathan, quando ti ho visto? A parte che eri molto elegante, ho detto, guarda, si è messo così elegante, anche un filo serioso rispetto a come ti conosciamo noi, probabilmente un po', come dire, di buon auspicio per quella serata, che effettivamente era una serata molto importante. Quindi non avevi, diciamo, il tocco cromatico, in genere tu giochi molto con i colori, io lo apprezzo tanto. Quella sera eri molto serio. Vero o sbagliato quello che ho notato? No, hai notato proprio questo, perché comunque era una serata istituzionale. Ricordate che quei cantanti erano lì davvero per gareggiare. Vabbè, dici, quanti abiti hai provato prima di scegliere quello giusto? Dici la verità. Quante prove hai fatto davanti allora, allo specchio? Allora, confesso, dai? Mi sono portato a San Marino due abiti, ma ho portato 10 cravatte diverse perché sapevo se papillon piccolo, grande, moscio, largo. Dico solo che l'autore che solitamente affianca Jonathan oggi non c'è. Non si sa che fine abbia fatto dopo questa serata con lui. Comunque, andiamo avanti, Carla. Chi è il prossimo? Beh, il prossimo naturalmente non può essere altro che il trionfatore della Carmesse. Oh. E lo vedremo infatti sul palco dell'Eurovision. Eccolo qui. A maggio sfiderà i nostri Mahmoud e Blanco ed è proprio Achille Lauro. Eccolo qui in questo completo a giacca blu notte, ovviamente con sotto il nulla, solo il suo torso e i tatuaggi che ovviamente sono molto conosciuti. Devo dire particolarmente elegante anche lui per il fatto che ha un colore molto scuro e anche questo completo le stava particolarmente bene. Quindi devo dire finora una grande classe. Io tra l'altro volevo chiedere una cosa a Jonathan, ma non c'entra niente con il look, più che altro c'entra con la musica. Perché ho sentito questa canzone che non è la canzone del Festival di Sanremo. No, tra l'altro Achille avrebbe potuto partecipare con la canzone da regolamento del festival, sì. Ma lui ha preferito portarne una inedita, ha detto apposta per questa occasione. Ma secondo voi è più bella o più... Ma posso dire, per me è più bella questa, ma molto più bella. Rosella? Secondo me è più bella, quella l'ha scritto per Mara Venier, no. Domenica Inn. Vi faccio un'altra domanda, che è importante, ma secondo voi...
che diventa... Achille aveva presentato questa canzone e Amadeus l'aveva scartata e si è preso la sua rivincita. Dopo chiediamo questa a Giovanna Civitillo, tanto ci verrà a trovare Giovanna, allora, chiediamo sciogliamo questo arcano, questo argatto, come si suol dire. Allora, Gianpaolo, che cosa dicono da casa? Dicono che questa vittoria di Achille Lauro, purtroppo, lo devo dire? Sì. No, sono tutti contenti. Sai Bianca, una cosa curiosa, che anche Malta ha avuto la sua serata per proclamare il cantante che la rappresenterà e ha vinto una ragazza italiana che è Emma Muscata. A questo punto i commenti di tutti i giornali sono stati che al prossimo Eurovision, che si terrà dal 10 al 14 maggio, tutti a Torino, italiani, c'è Achille Lauro che gareggia per San Marino, Emma Muscat per Malta e Mahmoud Blanco per l'Italia. Ma gli italiani forse non sapranno chi votare. C'è un'indiscrezione: l'anno prossimo Bianca Guaccero parteciperà per Città del Vaticano. Era per ti sembra giusto, Bianca? Mi sembra giusto. Allora, prossimo look. Sì, passiamo allora all'ospite d'onore. So che è anche il preferito di Rossella Erra, quindi un omaggio a lei e tutte le sue fan. Il leone di Cellino San Marco, il nostro Albano Nazionale. Che carino! Che dolce. Allora, abbiamo questo ascot e ovviamente hanno dato in un modo molto shabby chic il cappello. Voleva fare un po' di concorrenza a Jonathan, che però l'ha fregato perché non l'ha messo per la serata. E devo dire che ha sempre... Infatti quello era il cappello di Jonathan. Infatti, hai seguito il tuo mito, Rossella? Ma guarda, Bianca, io devo dire la verità. Io Albano lo amo, gli ho dato anche il tesoretto ballando. Però io ho seguito anche questa kermesse perché lui ha avuto un pregio. Ha potuto presentare Francesco Monte, che ha criticato tanto Anna Mena perché diceva che Anna Mena spagnola al Festival di Sanremo che è italiano. E poi lui si presenta lì e Anna Mena, mentre lui canta, gli scrive un bel tweet contro e fa: sto volando. Dai, ma questa è una bella chicca, eh. Com'era il pezzo a proposito di Francesco? Sai che, allora, credo che si sia classificato quinto, se ricordo bene. Ha cantato benissimo. A Francesco ed è stato una gran molto voce, imponato. Ragazzi, eh. Vedevo anche Mogol che apprezzava, che era presidente di giuria. E Francesco ha detto che ci guarda spesso, che ci saluta e che vorrebbe venire qui a cantare con noi e Francesco, per noi. Quando vuoi, questa casa aspetta a te. E sbrigati però. Allora, ultimo look, vediamo. No! Allora passiamo, ragazzi, all'ultima VIP, un'icona anni 80 che ovviamente anche lei era sul palco di Una voce per San Marino ed è tornata a cantare, pensate, in inglese. Lei è Ivana Spagna. Grande Ivana! Guardate questo look, ricorda effettivamente un po' quelli che lei aveva indossato negli anni 80, uno smalto che non accenna a opacizzarsi, anzi una grinta veramente da grande leonessa, molto apprezzata, devo dire, anche molto, molto rock. Molto devo rock. Dire che questa canzone mi ha riportato subito alle sonorità di Easy Lady, esatto. Insomma, degli anni 80, sì. Mi sbaglio, Jonathan? No, esattamente così, lei ha detto, questa sono io, l'ho riportata su un palco che è comunque un po' internazionale, perché lei era molto conosciuta a livello europeo, non solo... Devo dire una cosa, Bianca, che io c'è stato un momento di imbarazzo, mi hanno fatto uno scherzo e quando ho consegnato un premio della critica finto, ma non lo sapevo, sul palco è arrivata Ivana Spagna con la sua sosia Wanda Fischer. C'è stato un momento di una specie di catfight improvvisata e io ero scioccato, ho chiesto scusa al pubblico perché si è presentata la sosia al posto di Ivana. Invece era tutto finto, era preparato, era contro di te. Ma l'ho scoperto dopo, mi hanno praticamente teso un'imboscata. Adesso te lo posso dire, sono stata io. No! Non è vero, non è vero. Allora, Carla, chi si aggiudica la Coppa Gozzi? Rivediamo velocemente gli outfit, così siamo in grado di proclamare il vincitore di questo Carla Carpet. Regia, ecco qui Jonathan Casciagnana, Achille Lauro, Albano, Ivana Spagna e la Coppa Gozzi goes to, naturalmente, al nostro Jonathan! No, ma che carini! Non pensavo mai di vincerla un giorno, vedi, mai dire mai. Adesso però la devi mettere a casa tua sul caminetto, è bella vista la Coppa. Certo, Gozzi. Ti dico vicino a cosa. Sai perché, John? Perché così non dobbiamo neanche fare la spedizione, te la porto direttamente in studio. E allora corri, Carla. Carlita. Arrivo.